dalla zona rossa alla sala rossa della Domus San Giuliano di Macerata. La NACI, l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali Immobiliari, ha organizzato il convegno dal titolo L'Italia Antifragile 2, un utile confronto tra tecnici per fare rete sulla ricostruzione e interrogarsi sulla capacità del nostro paese di resistere e trarre da questi eventi tragici la forza per rinnovarsi e crescere. Presente il presidente nazionale ANACI Francesco Burrelli, che ha detto: non esiste una vera ricostruzione senza una filosofia della sicurezza. Bisogna trovare il modo di mettersi in rete tutte le professionalità, la rete delle professioni tecniche, gli ingegneri, gli architetti, i termotecnici, gli idraulici, i costruttori, tutti, compresi gli amministratori di condominio, per gestire al meglio quello che è la sicurezza, ma non solo la sicurezza, l'efficientamento dell'energia e assieme a questo il territorio, come costruirlo, perché da lì si bisogna partire, perché noi dobbiamo avere non un qualche cosa che va sulle emozioni, ma un qualcosa che sia di preventivo, di programmato, e nel tempo si possa sapere che le cose stanno migliorando e non ogni volta che c'è una piccola scossa di terremoto o che piove abbiamo paura che ci venga addosso la casa o il fango, oppure ci venga addosso la casa perché magari c'è una piccola scossa di terremoto che non è stata prevista. Oggi noi prevenzione vuol dire sicurezza, quindi sicurezza vuol dire investire, investire vuol dire che dobbiamo coinvolgere i cittadini per investire. ANACI in questa occasione, come Ancona, questi antifragili 2 non per motivazione qualunque, ma perché continueremo antifragile 3, 4, 5, eccetera, finché tutti coloro i quali devono capire, le istituzioni in testa, non solo a chiacchiere e a parola, noi vogliamo che i 25.000 sfollati che ci sono oggi in questa zona siano presto a casa, siano presto al caldo, siano presto in condizioni di vivibilità e non di miseria, ma soprattutto di indignazione per quello che sta succedendo in un paese come il nostro, che siamo paesi democratici e che ci vantiamo di essere un paese efficiente e all'avanguardia. Essere all'avanguardia significa dare alla nostra popolazione, al nostro più piccolo dei nostri fratelli, significa dargli una dignità che sia dignità e non miseria. L'evento ha visto la collaborazione dell'Ordine degli Architetti della provincia di Macerata, degli ingegneri, del Collegio Geometri e dell'Ordine dei Geologi delle Marche. Gli amministratori, ha spiegato Mauro Del Bianco, presidente ANACI Macerata, possono rappresentare un ponte decisivo tra i cittadini, le istituzioni e i tecnici impegnati nella ricostruzione. Lo spirito di questo convegno è quello di chiedere collaborazione e partecipazione a tutti gli ordini, di essere insieme a loro. Noi non è che abbiamo un ruolo particolarmente determinante, esclusivo, ma il nostro ruolo è insieme a loro per poter sia ricostruire e nello stesso tempo mettere i nostri fabbricati in sicurezza ed evitare magari che nel ripetersi, che purtroppo le calamità ci sono, nel ripetersi di non dover uscire da casa, che i nostri fabbricati rimangano in piedi, che i nostri fabbricati siano più sicuri. Quindi il ruolo nostro è quello di riuscire a fare da unione tra il mondo tecnico, i nostri clienti condomini, di far percepire la necessità di fare dei miglioramenti ai fabbricati. Ecco, di collaborare col mondo tecnico, ma allo stesso tempo col mondo anche istituzionale, dove noi possiamo portare le esigenze della cittadinanza. Il condomino è l'80% del cliente del mondo tecnico. I condomini sono l'80% degli abitanti della città, cioè il mondo nostro, del mondo condominiale, è un mondo molto grande che deve trovare spazio nei tecnici, nel mondo tecnico, nel mondo delle istituzioni e insieme portare avanti un discorso collaborativo. Noi non possiamo rimanere al di fuori, siamo i portavoce del grosso cliente finale e del condomino e delle sue esigenze. Raffaele Solustri, consigliere nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, ha illustrato le misure e le agevolazioni del Sisma Bonus. È una incentivazione, direi, straordinaria, perché arriva fino all'85% per i condomini in 5 anni con un massimo di 96.000 euro. Chiaramente questo consente ai condomini di conoscere effettivamente il proprio fabbricato, cioè la capacità di resistenza al sisma del proprio fabbricato. Chiaramente
doveva essere completato forse con trasferimento di questa possibilità di recupero fiscale anche alle banche, cioè un cittadino meno abbiente, diciamo, non c'ha la possibilità, perché non c'ha la capacità reddituale, di detrarre la spesa in 5 anni, proprio per mancanza di reddito adeguato. Quindi questo credito che ha nei confronti dello Stato, se fosse stato possibile cederlo alle banche, senz'altro sarebbe stato un incentivo ancora migliore. Dopo i saluti del sindaco Carancini, si è tenuta la tavola rotonda che ha visto tra i protagonisti il rettore dell'Università di Camerino, Flavio Corradini, e Giulio Benedetti, sostituto procuratore generale di Milano. E qui i professionisti del territorio vogliono spiegare in maniera molto semplice ai cittadini le necessità che questa tragedia ha creato. Perché soltanto partendo dai cittadini, dal ragionamento con loro e tra di loro, si può fare qualcosa. Dall'alto non si ottiene assolutamente nulla. Che cosa o quali errori magari non ripete rispetto ad altre esperienze tra quello che finora si sta facendo per la ricostruzione di questo terremoto del centro Italia? Allora, c'è stata tanta sfiducia, tanta attesa, tanta tragedia. Allora, questo è un momento in cui bisogna riflettere, ragionare e capire quali sono i temi del problema, perché i complessi abitativi di queste zone sono complessi molto importanti, antichi, vi è l'abitazione nuova, vi è l'abitazione più antica, l'intervento non può essere uguale per tutti. Però i cittadini debbono capire in maniera semplice cosa bisogna fare. Una volta che l'hanno capito, si può partire, non si può fare nulla imposto dall'alto. Partecipo con grandissimo entusiasmo ed interesse, portando evidentemente il contributo. La premessa è che non cambierei mai paese dove andare a vivere, è un paese bello, meraviglioso, ma evidentemente di elementi di criticità e di fragilità ne abbiamo. Abbiamo sentito parlare di sisma a lungo, perché evidentemente ancora abbiamo le ferite da chiudere, però altrettanto preoccupante è la situazione del rischio idrogeologico e ancora di più è la fragilità di tipo sociale. Come riusciremo a ricostruire quelle meravigliose comunità che avevamo fino a qualche settimana fa? Come riusciamo a gestire questi flussi demografici importanti che cambiano completamente lo svolgimento di vita di ciascuno di noi? Credo che l'università, le università e i centri di ricerca, insomma i grandi capitali umano e culturali, possano dare un contributo molto molto importante. Lo possono dare evidentemente per quello che hanno imparato studiando per secoli, lo possono dare evidentemente mettendo a disposizione le proprie progettualità e invece partecipando con le istituzioni pubblico-private a bandi nazionali, regionali, nazionali ed europei. Io credo altresì particolarmente importante che questi argomenti vadano affrontati con un approccio partecipativo.